bien peu de choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin.
facciamo un grande applauso per le creazioni di Francesca Mancuso, naturalmente con Sabrina Giuliano, testimonial donna talento. Prego, fatevi una passerella insieme, dai, perché su queste note arabe. E grazie. Grazie a voi tutte. Grazie. Prossimo stilista. Già siamo al prossimo stilista? Sì. No, perché c'era Marangoni che voleva farti una domanda, è vero? Dottor Marangoni voleva fare una domanda? No, perché non sente di là, quindi devo... Adesso ti ho sentito. Eh beh, ci credo, ho urlato, dottore. Grazie. Vuole fare una domanda alla nostra signorina? C'è un'acustica che non è il massimo. No, ma non lo dica però, perché siamo nel Teatro Politeama, che, dove l'acustica è già... No. Eh? Là. Comunque io volevo che lei chiedesse qualcosa alla nostra conduttrice. Io devo chiedere? Sì, una domanda, a suo piacere. Una sorpresa per tutti e due, vedo. Preso in contropiede così non è facile fare una domanda a lei, però io dico semplicemente che lo spettacolo è piacevole, quello che si vede e così via è entusiasmante per quanto riguarda l'entusiasmo che dimostrano di avere questi ragazzi che propongono queste idee nuove, tra virgolette. Potrebbero essere forse anche più nuove. Beh, sicuramente noi auguriamo ai ragazzi appunto di fare un grande passo in avanti, questa è la loro prima collezione, quindi sicuramente poi si divertiranno, no? Certo, vero? È proprio che bisogna divertirsi. Grazie. Sempre di più. Grazie. Nessuna domanda alla nostra bella ragazza, allora. E che dobbiamo fare? Andiamo avanti allora, dai. Sì, andiamo avanti. La prossima... Chi abbiamo? La prossima stilista sarà Tina Arena con la donna talento Barbara Longo. Le creazioni di Tina Arena. Swimming more like a flower bending in the breeze. Bend with me, swim with me. When you dance, you have to be with me. Thank you.
streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Roxanne, you don't have to sell your body to the night. Facciamo un applauso a Barbara Longo, Donna Talento per Tina Arena. Sulle note di questo Roxanne, complimenti, un applauso per Tina Arena e Barbara Longo. Tina, cosa ti sei ispirata? Alla donna in tutte le forme della sua personalità, la donna quasi di ogni giorno e in tutti i suoi versi. Bene, grazie. Invece rimane con noi la Donna Talento, grazie, in bocca al lupo. Rimane con noi la Donna Talento, perché la Donna Talento è una poetessa. Anche una poetessa, e quindi naturalmente ci reciterà una sua poesia. Se recuperiamo il microfono che abbiamo sul banco dei giurati, ci dimostrerà quanto è brava sia nel recitarla, ma soprattutto nelle parole che hai scritto. Scritto io. E scrivo da quando avevo 6 anni, ho pubblicato libri di poesia, il primo 8 anni, l'altro 14 anni, adesso mi dedico a comporre canzoni e canto anche, però stasera mi sembrava più giusto fare questo momento, perché è una poesia che racchiude un po' diciamo il concetto di donna in tutte le sue forme, da quella più misteriosa a quella più vivace. Come si intitola? Danza la vita. Bel titolo. Allora, Danza la vita. Prego. Barbara Longo. Danza la vita e i capelli del sole strappa a mazzi. Quei fili di fuoco bruciano la paura e le ombre tacciono nei vicoli della notte. Gli uomini hanno già l'ebbrezza del sangue e la pazzia dolce trattiene la mente. Il vino mischia colori e volti lungo strade di silenzi banditi. Ma ora l'amata ha svegliato il tempo col suo grande vestito di seta
e nel denso fruscio delle pieghe si può abbracciare anche la morte. Grazie. Barbara Longo, Danza la vita, evviva, grazie a te. E complimenti, grazie. La nostra giuria chiaramente avrà in considerazione tutte le prove delle nostre donne talento, perché ormai si sono esibite le nostre donne talento e chissà chi sarà la donna talento di questa sera. Infatti. Ora facciamo altre risate con il grande Gigi Vigliani. Abbiamo onore di avere di nuovo Gigi. Ma che tocca a me? Vado. Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa, e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. Mentre fuori dalla finestra fammi la foto proprio adesso, fuori c'è aria di tempesta. Dov'ha? Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una bombola segreta. Tutti vogliono tu, per poi accorgersi che il politiamo. Noi non faremo come l'altra gente, questi suoni resteranno per sempre. I migliori anni della... Ti sento! I migliori anni della... Stringimi forte che questa notte è infinita. I migliori anni della... Grazie. Allora, siamo rimasti d'accordo che loro devono decidere chi vince, mi fanno un cenno. Allora io, questo era il finale, l'ho fatto prima. Perché sennò ho capito che a metà mi facevano basta, io il finale non lo facevo, capito? Allora l'ho fatto prima, adesso bisogna decidere che faccio prima del finale. Ecco, mi piace questo rapporto col pubblico che ti risponde, voi siete il pubblico o la fotografia? Ma voi siete quelli che sono entrati qui alle 8:30? Ma avete mangiato o siete venuti così senza? Poi andiamo tutti a mangiare, paga lui. Il fotografo, lui è il fotografo degli UFO, ufotografo. Niente, l'hanno capita in due, vabbè. Allora, che si può fare? Non so, volete ballare? Volete ballare? Mi piace questo rapporto col pubblico che ti risponde a questa cosa, eh? Volete ballare? Perché qui è un attimo, se volete... Allora, mi metti un po' sempre tipo Piacenza, Salerno, quella cosa col fumo... Non è Vasco Rossi, però se mi metti, mi piace questo rapporto anche là dietro. Quando vuoi, se vogliono ballare. No. Let me see you dance. Questa mi invito. Vai! Come on, sing. Come on. Adesso credo nei miracoli. In questa notte di tequila bubu. Sei cosa sexy, cosa sexy fin. T'ho messo gli occhi addosso. Yeah.
mi sono girato, non mi hanno detto niente, vado avanti. Allora, che bella sta cosa. Chi volete? Io faccio quello che volete voi, eh. Signora, l'ho fatto all'inizio, quindi o è entrata dopo o io lo facevo proprio brutto. Eros, porca miseria, Eros non mi aspettavo sta cosa. Eros qui, proprio qui è una città focosa. Eros, quello che stava con la Unziger, è vero, stava, erano marito e moglie, io sono stato invitato al matrimonio, mi ricordo quando lei entrò tutti quanti gli hanno fatto, chi è? Perché allora lei chi era quella? Cioè diciamolo, quando si era sposato chi era? Ma oggi chi è lui? Che le cose cambiano, poi hai visto come l'hanno presa la vita? Come l'ha presa lui la vita? Come l'ha presa lei la vita? La vita fatti tac, la vita fatti tac. Comunque lei è passata da fare Eros con Eros a presentare Striscia la Notizia. Due cose comiche. Ah. Adesso no, non voglio più difenderti. Supererò dentro di me gli ostacoli. There is no reason, there's no rhyme, it's crystal clear. I hear a voice and all the darkness disappears. Every time I look into your eyes, you maybe love you. Quest'inverno finirà. Now you may love you. Con le sue difficoltà. I do truly love you. I belong to you, you belong to me forever. Alice. Want you, baby, I want you. You're the wind that's underneath my wings, yeah. I belong to you. You belong to me. Alice, grazie. Io vado avanti, che ne so, mi pagano a cotti, ma a me. Ci avete ancora, volete andare via? Io sapevo chi ha vinto, io ci tengo a sta cosa. Volete andare via? No, perché era una comunicazione a loro che dovevano mettere una certa musica, capito? Volete andare via? E adesso? Andate via, voglio restare solo, con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi ero, perché scegliesti me, me che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere quando si fa sera, quando fra i capelli un po' d'argento li colora, provi a ragionare, fa l'indifferente, fino a che ti accorgi che non è servito.
Sotto siamo. Roma. Mamma mia, che emozione. Gigi. Grazie, c'hai dei risultati? No. vabbè, lo so che tu vorresti. Hai i risultati del nostro Donatalento? O del nostro corso di stilisti? No. Ah, pensavo il risultato della partita, so che sei romanista. E quindi... Cioè, giocava alla Roma stasera. Sì, mi ha fatto la testa così, dietro le quinte. Ogni gol che beccava la Roma, un pianto di quelli terribili. Io saluterei in regia per quest'uomo, perché dietro in realtà un grande uomo c'è sempre una grande donna, sua moglie. Il mio 51%. Direi anche il 91, Me ne vado. Ora resto qua, no? Boh, non lo so, vuoi stare con noi? C'è il fotografo, è fissato, mi fai foto. Ma come mai ti fa le foto? No, mi ha detto poi dopo in camerino famo le altre. Facciamo le altre ancora? Ma dai, ma che foto vuoi fare in camerino? Ma al massimo le fa con lei, voglio dire, non tanto po' di donna. No, Gigi? Guarda, io... È stato molto bello il numero con Alice. Grazie, abbiamo improvvisato, gli ho chiesto se bellissimo la voleva fare. Facciamo un applauso ad Alice. Grazie, perché veramente ha una voce brava. Straordinaria. Vi lascio, Grazie Gigi. Ciao. Gigi Vigliani. Bravissimi. E ora facciamo rientrare tutte le nostre, i nostri stilisti con le loro donne talento, perché siamo quasi al termine, quindi avremo i vincitori. Quindi una bella musica per far entrare stilisti con donne talento. Andate ragazzi. Well, it's a marvelous night for a moon dance, with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance, neath the cover of October skies. And all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. And all the night magic seems to whisper and hush, and all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. Can't wait till the morning has come. And I know that the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. Anytime I touch you, you just tremble inside. Can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? E un bel applauso, loro sono i nostri giovani creatori di moda con le varie testimonial, appunto, donne talento. Chiamerei la nostra presidente di giuria, Fioretta Mari. Oh, c'è una cosa particolare, stasera noi decretiamo questa vincitrice, no? Beh, nella vita bisogna anche premiare lo spirito. Siccome la vincitrice di questa sera dovrebbe andare alla finalissima, si esibiranno le signore di Torino, di Milano, di tutta Italia, io so già chi ha vinto, però io voglio portare in finale quella simpaticissima donna lì. In finale va anche lei, ma me la prendo io questa responsabilità, sei troppo simpatica. Sì,
in lei, finale aspetta in che finale, ti dico Daniela Inzerillo va anche lei in finale, va anche lei, si esibirà anche lei in finale, potrai cantare, recitare quello che vuoi. Barbara Longo, Barbara Longo è Daniela una, Inzerillo è una simpatia vostra, perché così vi divertirete, andrete in finale. Ma signori, la donna talento eletta a Palermo in questo meraviglioso teatro, nostro simbolo di questa serata è lei. Complimenti, non te l'aspettavi. Nome e cognome? Marisa Cassarà. Marisa? Cassarà. Marisa Cassarà, non te l'aspettavi? Assolutamente no. E come mai avranno votato per te la giuria? Per la simpatia, penso, no? No, no. È molto per la... femminile. È forse per la spontaneità. È molto femminile, è il simbolo della donna, ma le altre due vanno in finale per la simpatia e lo spirito, perché dobbiamo capire cosa vuol dire questo concorso. I nostri stilisti mi hanno tutta la sera, mi hanno detto che bella questa trovata che è di Carlo Bonfiglio. Che io vorrei qui sul palco, Carlo Bonfiglio, Carlo. Vieni qui sul palco e naturalmente ringraziamo anche il patron Basilio Russo. Carlo Bonfiglio Basilio Russo. È il presidente di Atena Production, poi, che è l'ideatore di questa donna talento. E poi, dov'è Stefano Scalia, dov'è? E ora chiamiamo anche loro, intanto chiamiamo loro per due. Per le donne talento anche lui. Sì, avuto... sì, sì. Però per dire. No, perché così almeno venite pure qui al centro se volete stare lì, va bene. Lo stesso, volevo far dire due parole a loro prima di chiamare appunto. Allora, Carlo Bonfiglio, insomma, l'ideatore di questa donna talento. Sono felicissimo della serata. Emozionato. Pensa se eri triste, eri già morto. È logico. No, aspetta, siccome io insegno i toni della recitazione, guarda, sono felice di questa serata. Ma per forza, tirati su! Ma io sono un Fioretta dipendente. Ah, vabbè, allora. Meglio questo che altre droghe, guarda. Allora, va bene. Carlo, esprimiti. Grazie amore, grazie. Siete spesso voi. Che, aspetta, dove vai? Che ogni tanto una grazia di Dio, fatti vedere. Perché, vai, ok, Carlo. Carlo ha ideato questa bellissima manifestazione che poi girerà tutta l'Italia e scoprirà i nuovi talenti fra le donne più belle ma anche le più di talento d'Italia. Basilio Russo, grazie naturalmente, ovvio, a Fioretta Mari. Madonna mia, vedi. Basilio Russo, il patron. Allora, niente, io forse si è parlato poco di come si articolerà tutto questo, perché l'anno prossimo, cioè il primo evento nazionale reale che partirà con una conferenza stampa che faremo a Roma, capitanata naturalmente dalla grande Fioretta, ci saranno 300 selezioni in tutta Italia. 300 selezioni che coinvolgeranno 1000 stilisti emergenti e circa 4000 donne talento, per poi, andando avanti, ci saranno le prefinali, poi le semifinali nazionali nord, centro e sud e una finalissima al Teatro Antico di Taormina. Alla e quale poi... parteciperà di diritto, esatto, la nostra donna talento, esatto, di stasera. Esatto, partecipa di diritto. Bellissimo, si divertirà moltissimo. Bene, ora volevo salutare anche Angelo Maggio e Stefano Scalia, che non vogliono salire, me l'hanno già detto, per Turismo no, Idea. No, Stefano lo voglio qua io. Vieni, come vieni. Vieni, che non vuole qua, dai. Siamo della serie Provisiamo. No, così mi aveva detto Angelo poco fa, poi voi cambiate idea ogni 3 secondi, ma va bene. L'ho chiamato. Angelo Maggio, vieni qua da noi. Angelo mio. Bravo. Ecco, vieni. Mi piacete perché... Vai. Stefano, a te la parola. No, io intanto voglio ringraziare tutti quanti voi perché siete bellissimi, voglio ringraziare queste persone che sono eccezionali e tutti coloro che hanno collaborato per realizzare questa bellissima serata qui al Teatro Politeama di Palermo.
Il progetto è bello e ambizioso e siamo tutti quanti felici di aver incominciato proprio qua in Sicilia per poter portare avanti questa iniziativa che durerà fino a buona parte del 2013 e poi ritorneremo con la finale qua in Sicilia. La fusione di Donne Talento e Fashion in Italy è una combinazione perfetta perché diamo la possibilità ai talenti di tutta Italia, del settore della moda, giovani stilisti e a donne talentuose che vogliono mettersi in gioco di far vedere a tutti quello che sanno fare. Il merito è di tutte queste persone che ci mettono il cuore, non soltanto la passione oppure il piacere di fare qualcosa, ma il vero amore per queste persone che sono veramente eccezionali e io posso soltanto ringraziarle. Grazie a tutti. E ora la parola ad Angelo Maggio. No, io giusto due parole, è semplicemente un ringraziamento, anche perché vista l'ora non mi dilungo più di tanto. Vorrei ringraziare veramente di cuore voi che avete avuto la pazienza di restare qui. Questo significa che lo spettacolo vi è gradito e vi ringrazio personalmente a nome di tutti. Grazie bellissimo ancora. Pubblico, bellissimo. Per ora c'è da premiare anche i tre stilisti e naturalmente le tre modelle. Quindi io chiamerei qui i nostri due giurati che sono lì, che ancora chiacchierano e vogliono ancora magari decidere, ma in realtà siamo arrivati alla fine, a Gianni Marangoni e Daniele Fittole. Se ci spostiamo un po' più in centro magari, eccoli. Marangoni, sei il mio preferito. Allora, io ora... Sì, che lei preferisse qualcun altro non c'è dubbio. Qualcun'altra, certo, ovvio. Però c'è anche sua moglie, mi sembra, no? Vabbè, cosa vuol dire? Come cosa vuol dire? Signora, dov'è? Signora Marangoni, dov'è? Dov'è la signora Marangoni? Ma le mogli sono signora, optional. Ha sentito, vero? Provveda. No, così scherzo, su. Quando si apprezzano le cose meravigliose che si sono viste anche stasera, a un certo punto non c'è niente di male. No, no, ma la sua lingua ha funzionato molto bene quando si parlava di donne. Quando si parlava della Marangoni, in quel momento era un po' distratto. No, il metro Marangoni, poi c'è un collegamento molto preciso con appunto la JED. Certo, il metodo oggi come oggi lo si può imparare venendo a Milano al JED, Fashion Institute, e c'è il dottor Fittole che è il fondatore e il direttore dell'istituto stesso, che poi vi potrà dire qualcosa di più. Ecco, io mi auguro soltanto che la metodologia che noi insegniamo si possa entro un breve tempo poter apprendere anche qui a casa vostra. Bene, quindi da lei appunto allo JED c'è questa possibilità importante. Sì, sembra proprio di sì e speriamo che questo progetto che coinvolge anche la Sicilia riesca a breve ad ottenere dei buoni risultati, cioè a riuscire a insegnare questo metodo anche nella regione Sicilia. Ditemi se avete i risultati delle tre modelle dei tre stilisti, perché dov'è la lista? Grazie, così ora conosciamo chi ha vinto questa sera le nostre tre modelle e i tre stilisti. Allora, quindi, da dove partiamo? Questo è in ordine, terzo, secondo e primo classificato. Partiamo dagli stilisti? Premi. Allora, al terzo posto abbiamo Salvo Martorana. Complimenti a Salvo. Al secondo posto vanno naturalmente in semifinale i nostri stilisti. Francesca Catania al secondo posto. E al primo posto, ci vorrebbe un bel rullo di tamburi, al primo posto Rosina Giuliano. Eccola, complimenti. E questo è il trittico che andrà in semifinale. E anche in questo siamo riusciti a miscelare, primo, terzo e secondo, si sono messi come volevano. Mi piace, evviva. Ora arrivano le nostre modelle. Con naturalmente i premi offerti da Swarovski. E quindi al terzo posto Veronica Caracozzo. Se ho letto bene, se è scritto bene.
Veronica ci raggiungerà subito. Eccola Veronica. Ecco, un premio. Con tutti gli uomini che ci sono, Fioretta consegna il premio. Al secondo posto, Neza Wape. E al primo posto va anche questo, anche naturalmente le modelle vanno in semifinale, al primo posto un'italiana, Serena Taormina. Questo è un bellissimo, naturalmente, gioiello Swarovski che la nostra Fioretta Mari darà alla vincitrice. Direi che sarebbe bello che lo indossasse. Renata, tu che hai anche te dei bellissimi gioielli Swarovski, dovresti vincere anche te un premio questa sera, no? No, pensi. Perché sei bella. Bellissimo anche il suo. Beh, io credo che se i nostri organizzatori non hanno nulla da aggiungere, credo che siamo, vorrei qui, poi vieni pure Renata, vieni Fioretta, insomma una serata dedicata alla bellezza, una serata dedicata alla moda, una serata dedicata al talento. Lei è l'esponente numero uno in Italia e oltre i confini italiani del talento, Fioretta Mari. E la bellezza e la simpatia e il fatto di aver condotto con me questo viaggio nel mondo della moda, della bellezza e del talento, Renata Kurek. Grazie. Grazie naturalmente a tutti quelli che hanno lavorato dietro le quinte, grazie a Gigi Vigliani che ancora sarà qui con noi, straordinaria presenza di questa sera. Naturalmente grazie a voi di aver trascorso noi questa serata al Politeama, che rimane uno dei teatri più belli del mondo. Buonanotte a tutti. E grazie a Beppe Convertini. Un bravo al grande, bellissimo Beppe Convertini. Bravissimo. Buonanotte. Sure. I wanna